Cari amici, riprendiamo dopo il periodo festivo il nostro incontro settimanale. Abbiamo avuto un inizio di 2021 che ci ha proposto vicende sconvolgenti. Non possiamo non fare qualche considerazione su quello che è successo in queste ore negli Stati Uniti d'America. È qualcosa di sconvolgente la più grande democrazia del mondo che ha conosciuto un tentativo di colpo di Stato da parte del presidente uscente. Non possiamo parlare di altro che di un tentativo di colpo di Stato quando un presidente che lascia la carica non riconosce i risultati elettorali certificati da tutti e incita ad occupare il Parlamento che deve fare la presa d'atto dell'elezione del nuovo capo dello Stato, questo, se si parla chiaro, si definisce tentativo di colpo di Stato, per il quale il protagonista dovrebbe essere immediatamente arrestato. Sono cose sconvolgenti. Provate a immaginare che il Parlamento italiano sia riunito a camere congiunte, Senato, Camera dei Deputati, per eleggere il Presidente della Repubblica e qualcuno impedisce fisicamente l'elezione del Presidente della Repubblica. Siamo allo squadrismo, oltre che ad un esercizio di violenza che ha prodotto 5 morti e decine di feriti negli Stati Uniti d'America. Ora questa vicenda ha coperto di vergogna le istituzioni americane ed ha indebolito gli Stati Uniti d'America in maniera drammatica nel mondo. Provate a immaginare con quale credibilità oggi gli Stati Uniti possano parlare alla Cina popolare, alla Russia, all'Iran, alla Turchia, a Hong Kong. Con quale legittimazione democratica. Dopo che sono arrivate nel mondo le immagini di gente armata dentro il Parlamento americano, con le pistole in pugno, qualcosa di sconvolgente. Ora, l'episodio è gravissimo, drammatico, ma diciamo che è un episodio che viene nell'ambito di tendenze più di fondo. Mi è capitato di parlare altre volte negli anni passati di stanchezza della democrazia. Io ho la sensazione netta che siamo entrati in una fase di stanchezza della democrazia. Abbiamo visto crescere in questi anni una valanga di, di demagogia, di violenza verbale, di banalità di aggressione alle competenze non solo politico-istituzionali ma alle competenze in generale, finte battaglie contro la casta. Abbiamo conosciuto cose inimmaginabili che hanno intossicato i paesi democratici, che hanno avvelenato le democrazie e le istituzioni. Poi ovviamente c'è un fatto generazionale. A mano a mano che passano gli anni e i decenni, le giovani generazioni finiscono per considerare come un fatto scontato, acquisito, immodificabile il regime democratico. Non è così. Le democrazie possono morire, essere messe in discussione. Quando ho visto le immagini di quelli che occupavano quei quattro delinquenti che occupavano le stanze dei parlamentari americani ho ricordato alcune espressioni di Mussolini ricordate avremmo potuto occupare quest'aula sorda e grigia quella del Parlamento con un bivacco di manipoli bivacco di manipoli la democrazia conosce una fase di grande stanchezza e di nuova fragilità voglio ricordarvi quello che hanno detto quattro anni fa Due esponenti politici quando ha vinto le elezioni Trump. Matteo Salvini ha dichiarato: Eravamo tra i pochi a credere alla sua vittoria. Alla faccia di politologi, opinionisti, finanzieri, banchieri, politici, giornalisti, attori, cantanti, ballerini. Il 9 novembre 2016. È una giornata storica e positiva per la pace nel mondo, è una rivincita del popolo. Il popolo batte i poteri forti 3 a 0. Mi spiace che in Italia in pochi si siano schierati a favore del popolo. Salvini era schierato con Trump a favore del popolo. Inutile dire che Trump è un miliardario che non paga neanche le tasse e pensa ai fatti suoi. Beppe Grillo. Questa è, una, è la deflagrazione di un'epoca, questo è un vaffa generale, Trump ha dato un vaffa dei pazzesco, di lui i grandi media hanno detto molte cose simili a quelle che dicono del Movimento 5 Stelle, dicevano che noi eravamo sessisti, omofoghi, demagoghi, populisti, Trump ha cavalcato... Questa roba qua è arrivato a milioni di persone, i veri eroi. Sottolinea Grillo, siamo noi, eroi che sperimentano, che mettono insieme i disadattati e i falliti. Su questo sono d'accordo perché il fallimento è poesia. Sono quelli che osano, gli ostinati, i barbari. Ricordate quello le corna i barbari che porteranno avanti il mondo e noi siamo barbari. lasciamo perdere era solo per ricordare che anche in italia veniamo da dieci anni di intossicazione di parole a ruota libera di demagogia di banalizzazione dei problemi di aggressione a chiunque voglia avere una sua autonomia una sua dignità una sua professionalità per Anni e anni ci hanno raccontato che uno era uguale a uno e quindi potevano essere sbeffeggiati tutti quanti, dimenticando che nella vita, anche nel lavoro ordinario, senza competenza, professionalità, non fai nulla. Per fare non il presidente del Consiglio, il capo dello Stato, per fare il meccanico, per fare il carrozziere, il falegname, hai bisogno di professionalità, altrimenti non fai niente. Allora, la prima lezione che dobbiamo trarre è questa. L'epoca della violenza del linguaggio, dell'offesa permanente, della banalizzazione dei problemi, della demagogia a fiumi è finita o deve finire. Perché queste sono tendenze che rischiano di portare al disastro e al collasso le democrazie. Poi, però, c'è una lezione anche per le classi dirigenti, perché se questi fenomeni sono emersi non solo in America ma anche in Europa, è anche per la pochezza delle classi dirigenti, altrimenti non avrebbero avuto tutto questo spazio e purtroppo abbiamo classi dirigenti povere, dequalificate, in tanti casi opportunistiche, vili che non hanno né qualità culturali né coraggio ideale. La democrazia per vivere deve avere semplicità di funzionamento ed efficienza. Il rapporto con i cittadini per essere un rapporto vivo deve essere fondato sul cambiamento della realtà, sulle cose che si vedono, non sulle parole. Le parole della politica in Occidente hanno perso qualunque significato. L'unica cosa che conta sono i fatti, la dimostrazione concreta di saper realizzare un'opera, di cambiare un territorio, di riqualificare un ambiente, di creare lavoro, la palude burocratica, il non decidere mai nulla. Il produrre solo parole che si aggiungono alle parole tolgono l'anima e la forza a un sistema democratico. E da questo punto di vista devo dire che non c'è da essere ottimisti neanche in Italia, perché le classi dirigenti con le quali abbiamo a che fare il più delle volte sono rappresentate da produttori di parole, a mezzo di parole e nient'altro. Allora, questa è la lezione che viene a tutti quanti. Il nostro auspicio è che la democrazia americana ritrovi la sua strada, il suo prestigio e la sua autorevolezza sarebbe un disastro per il mondo libero la crisi drammatica del sistema americano. E credo che anche gli americani siano ormai consapevoli che bisogna probabilmente ammodernare un sistema istituzionale ed elettorale che è francamente arcaico, inefficiente e che a fronte di qualche delinquente politico rischia di mettere in crisi la democrazia americana nel suo complesso. Abbiamo poi ovviamente in Italia le nostre questioni. L'epidemia. Rifacciamo un punto. Questa mattina abbiamo avuto un episodio drammatico all'ospedale del mare, c'è stato lo, un crollo in un'area enorme dello, del parcheggio dell'ospedale del mare, grazie a Dio non ci sono state vittime. Tre o quattro automobili sono precipitate in questa voragine che si è aperta, ma per fortuna non abbiamo avuto danni alle persone e l'ospedale del mare continua a funzionare. Ci sarà una sospensione solo di attività per il Covid Center, la struttura di accoglienza di alcuni pazienti Covid. Ne avevamo solo sei ospitati lì, saranno sgomberati in attesa che si ripristino i servizi, le forniture idriche ed elettriche. Per il resto devo dire che in questi due o tre mesi, nonostante settimane di aggressione sciacallesca, la Campania ha retto bene. Ha retto bene. Abbiamo avuto a fine settembre, inizio ottobre un periodo pesante, difficile. Abbiamo retto facendo scelte coraggiose e rigorose per salvare la nostra regione e per tenere fede ad un impegno che a cominciare da me avevamo assunto, fare in modo che la Campania rimanesse in mani sicure in mani sicure, perché come sapete da questa estate la società italiana è stata rimescolata e quindi tutte le regioni sono partite nella stessa posizione e noi, regione più difficile degli altri, in una posizione più difficile per la congestione urbana a cui dobbiamo far fronte. Eh, noi abbiamo deciso di fare la verifica epidemiologica entro il mese di gennaio. È un atto di responsabilità. Noi dobbiamo verificare che cosa è successo dopo il periodo di Natale di Capodanno. È evidente che bisogna aspettare 15-20 giorni per capire come evolve l'epidemia. E quindi aspetteremo per capire com'è la situazione l'ultima settimana di gennaio e dopo prenderemo le decisioni definitive. Per adesso prudenza massima per quanto riguarda la scuola, la mobilità e tutto il resto. Allora io voglio dire con grande chiarezza che non condivido la linea del governo italiano che rimane la linea delle mezze misure. Le mezze misure servono a produrre due risultati, prolungare nei mesi l'epidemia anziché accorciare i tempi e mandare l'Italia al manicomio, i cittadini italiani, le categorie economiche. Le mezze misure servono solo a questo. Le zone gialle, le zone gialle rafforzate, le zone arancione, le zone rosse. Poi consentiamo la mobilità. Poi consentiamo di andare però una volta al giorno a visitare l'amico, il parente. Poi decidiamo che i comuni sotto i 5.000 abitanti si possono spostare però entro il raggio di 30 chilometri. Tutte idiozie che nessuno è in grado di controllare. Chi controlla se vai una sola volta al giorno a trovare l'amico? Chi controlla che ti muovi nell'arco dei 30 km? Lo sappiamo tutti quanti, sono finzioni. È preferibile prendere misure chiare e semplici piuttosto che creare una situazione rispetto alla quale se dovessi dirvi io oggi come siamo combinati? Non, sopre, non saprei dirvelo. Provo a immaginare la situazione di un commerciante, di un albergatore, di un ristoratore che deve cambiare ogni 24 ore, 48 ore. È meglio dire fai metà della tua attività ma avendo una certezza e avendo la certezza del ristoro economico o se non ce la fate togliete le tasse da pagare. Una misura chiara. Meglio questo che costringere tutti quanti a fare un calvario quotidiano che veramente sta mandando all'esaurimento nervoso l'Italia intera. Allora siccome sento parlare di nuovo le zone gialle, gialle rafforzate, arancione, io sono per avere un unico colore per tutta Italia, una zona arancione per tutta Italia, sapendo che Abbiamo intorno all'Italia paesi d'Europa che sono rovinati, sapendo che il contagio ormai lo abbiamo imparato, l'Italia non è un'isola, se lo abbiamo intorno a noi prima o poi arriva anche da noi e così per tutto il territorio nazionale prendiamo un'unica misura almeno fino alla fine di gennaio, vediamo di capire come evolve la situazione. L'unica deroga la si può fare per regioni che sono in condizioni pesanti e quindi in quel caso facciamo le zone rosse, ma sono due decisioni semplici, chiare. Mi riferisco ovviamente anche a qualche regione che irresponsabilmente è stata tenuta sempre in zona gialla. Non si capisce bene per quale ragione e oggi paga drammaticamente scelte sbagliate. Allora io mi permetto di suggerire al governo, anziché avere una quantità enorme, incontrollata e ingestibile di misure mezze mezze, mi permetto di suggerire misure semplici che valgono per tutta Italia all'insegna della prudenza fino a fine gennaio. È un atto di responsabilità capire qual è la conseguenza del periodo festivo. È inutile aprire e poi richiudere per altri due mesi. La linea della campagna è stata sempre questa. Noi vogliamo aprire tutto, ma aprire per sempre. Non per finta, per poi richiudere dieci volte di più. Allora. Questo per quanto riguarda l'epidemia. Dobbiamo stare attenti, eh, c'è già una ripresa di epidemia, c'è già, dobbiamo arrivare, se vogliamo essere responsabili, a fine gennaio per capire davvero qual è la situazione del nostro Paese. C'è un altro argomento ovviamente che oggi è al centro dell'attenzione, della campagna di vaccinazione. Almeno abbiamo queste due buone notizie, abbiamo avuto l'accreditamento del primo vaccino dalle autorità di controllo, di controllo europee ed italiane, quindi il primo vaccino Pfizer, BioNTech e poi, ieri credo, un altro vaccino. Ovviamente sapete che sia l'uno che l'altro di questi vaccini richiede la doppia somministrazione. Quindi la cosa è complicata. Il primo vaccino, Pfizer, richiede come dire, delle accortezze tecniche che rendono complicata la gestione del vaccino. Quel vaccino va conservato a meno 70-80 gradi. Può essere scongelato, ma deve essere utilizzato nelle due ore successive. Il problema è complesso perché diventa complicato fare questo tipo di vaccinazione anche negli studi privati, sapendo che non è il vaccino influenzale, è una cosa molto più complicata da gestire. Così anche per il secondo vaccino, Moderna, credo che dobbiamo avere le due somministrazioni. Ora noi dobbiamo parlare un linguaggio di verità ai nostri concittadini, a dare dei tempi certi. Noi dobbiamo sapere che il secondo vaccino arriverà in dosi rilevanti, non prima di un mese e mezzo o due mesi. Dobbiamo sapere che dobbiamo vaccinare in Italia oltre 60-64 milioni di cittadini. È una sfida gigantesca, mai vista in Italia e mai vista nel mondo, se vogliamo che la somministrazione del vaccino sia tale da contenere poi l'epidemia. Ora, noi abbiamo cominciato questa campagna di... Vaccinazione il 31 dicembre, il 27 dicembre è stata una giornata dimostrativa. Eravamo eh, di fronte a 9.000 vaccini per tutta Italia. Quindi era una giornata come dire di propaganda per dare fiducia ai cittadini e anche per compiere come dire gesti dimostrativi: la vaccinazione all'infermiera, al medico. La vaccinazione agli addetti, alle società di servizi, non ne ha parlato nessuno, noi abbiamo vaccinato anche qualcuno, addetto alle aziende di pulizia, di servizi dentro gli ospedali e quant'altro, ma la vaccinazione di massa è cominciata dopo il 31 dicembre. Ora tenete conto che tutto quello che fa la Regione Campania per le vaccinazioni Oggi siamo per percentuale di utilizzo dei vaccini al 69,9%, il 70% insieme con la Toscana, prima regione d'Italia. Tenete conto che quello che facciamo in Campania lo facciamo avendo, lo ripeto sempre perché questo dato non viene mai riferito a livello nazionale, 15.000 dipendenti nella sanità campana rispetto per esempio al Veneto che ha un milione di abitanti meno di noi, all'Emilia Romagna che ha un milione e trecentomila abitanti meno di noi, al Piemonte e quant'altro. Questo perché siate consapevoli che davvero stiamo facendo miracoli, cioè il risultato della campagna dovrebbe essere incrementato ogni volta del 30% non è la stessa cosa fare la campagna di vaccinazione avendo 15.000 dipendenti in più o in meno. È chiaro? E non posso non ringraziare di cuore tutto il nostro personale sanitario, amministrativo, perché davvero stiamo facendo un miracolo per le forze che abbiamo a disposizione. Allora abbiamo cominciato con una giornata dimostrativa che era quella del 27 dicembre. Il 27 dicembre, sempre come atto dimostrativo, ho fatto anche io la prima dose di vaccino. Ovviamente non manca mai in Italia qualcuno che trova il tempo e la voglia di fare sciacallaggio anche su un gesto che era semplicemente simbolico. Per dare coraggio, per dare fiducia, soprattutto alle persone anziane, per dimostrare che il vaccino era sicuro, cosa che ha fatto Biden in America, un atto dimostrativo, Kamala Harris, la vicepresidente eletta, Netanyahu in Israele, presidenti del Consiglio. Ma in Italia non manca mai qualcuno pronto a fare demagogia e sciacallaccio. Voi dovete sapere che l'Italia ha, una sola materia prima nella quale è il primo produttore al mondo, la demagogia. Non manca mai. Comunque sia, per quello che riguarda i nostri concittadini, abbiamo lavorato in queste settimane anche con atti dimostrativi per contrastare la nuova ondata dei NOVAX quella percentuale per fortuna in campagna limitata di personale medico che non è disponibile, per contrastare le false notizie, la pericolosità del vaccino, c'erano sui social cose inimmaginabili, quindi abbiamo ritenuto giusto dare l'esempio. Da questo punto di vista i cittadini campani perlomeno hanno il Presidente che ha fatto da cavia. Per la prima somministrazione non mi è successo niente, quindi tranquilli tutti quanti, tranne un po' di stordimento. Ovviamente, se volete essere proprio tranquilli, aspettate la seconda iniezione. Se dovessi andarmene al creatore, ovviamente avrete un motivo per essere prudenti, diciamo, scegliere un altro vaccino. Se, come io ardentemente spero, rimarrò in questa valle di lacrime a, calp a calpestare prati fioriti, allora. Potete farvi tranquillamente il vaccino, lo dico ai nostri anziani perché ancora oggi stiamo registrando delle preoccupazioni, dei timori, una certa reticenza a fare il vaccino. Vi prego di farvi il vaccino, non succede niente, ripeto, se volete aspettare un'altra settimana per avere il massimo di tranquillità, ma vi prego di credere. Parte un minimo di fastidio, ma insomma non succede assolutamente nulla, quindi dobbiamo farci il vaccino. Allora, per essere chiari, diciamo con i numeri, noi dobbiamo fare in Campania 4 milioni e 200 mila vaccini per avere un risultato apprezzabile. Siccome con i vaccini attuali dobbiamo fare il richiamo, noi dobbiamo fare 8 milioni e 400 mila vaccini. È uno sforzo gigantesco che richiederà in Campania una capacità di organizzazione, una tenacia assoluta, nessuna distrazione. Vi do un numero. Se noi facciamo 20.000 vaccini al giorno, cioè 20.000 significa che dobbiamo raddoppiare la cifra attuale, se facciamo 20.000 vaccini al giorno, noi arriviamo a 600.000 vaccini al mese. Per arrivare a 4 milioni e 2, se non sbaglio i calcoli, noi arriviamo a luglio, arriviamo in estate, ma dobbiamo fare la doppia vaccinazione. Ora è chiaro che per una parte quelli che fanno il richiamo si sovrapporranno a quelli che fanno il vaccino per la prima volta, la prima dose, ma è evidente che noi, se funziona tutto alla perfezione, Arriviamo a novembre e dicembre per completare la campagna di vaccinazione. Ma avendo il personale che abbiamo dobbiamo fare un miracolo. Ho già chiesto ad Arcuri che, sul personale che sulla carta si è dichiarato disponibile a livello nazionale, va bene la distribuzione in base alla popolazione, già questo è un passo in avanti. Ma noi che abbiamo una carenza drammatica di personale dobbiamo avere una percentuale in più se vogliamo essere parificati alle altre regioni, è chiaro. Allora vi ho voluto dare questi numeri per spiegarvi in maniera semplice qual è lo sforzo drammatico che dovremo fare. Personale è quello. Se lo concentri sulle vaccinazioni va a finire che ritardi i tamponi molecolari per quanto riguarda il Covid. Se ritardi lì va a finire che riduci le prestazioni ambulatoriali e le attività degli ospedali, perché in tutto questo i malati ci sono anche per altre patologie e mica possiamo bloccare la nostra sanità. Allora questa sarà una sfida terribile per tutto il 2021 e vi prego di esserci vicino, di aiutarci con il senso di responsabilità, con l'autodisciplina, manteniamo comportamenti rigorosi, non ci rilassiamo, ricordatevi sempre che siamo la regione più difficile d'Italia dal punto di vista della densità abitativa e quindi dobbiamo essere più attenti di altri mascherina, lavaggio delle mani, no assembramenti, sempre, sempre. Abbiamo pensato di fare, vabbè, noi puntiamo a completare massimo la prima settimana di, di febbraio la prima quota diciamo, di vaccinazioni, personale sanitario, aziende che lavorano negli ospedali, residenze sanitarie per anziani. Faccio ancora appello agli anziani perché siano disponibili e non abbiano paura. Mi raccomando, fatevi il vaccino. Poi ovviamente dovremo vaccinare, ma lo stiamo già facendo. Credo che oggi comincino alla mostra d'oltremare, medici, medicina generale, pediatri di libera scelta, eh, personale sanitario e le strutture convenzionate. Abbiamo altre priorità, mondo della scuola, mondo dei trasporti, forze dell'ordine è veramente uno sforzo gigantesco, un po' di pazienza, ovviamente dipenderà anche dalla quantità di vaccini che arriveranno e dalla macchina organizzativa che in base al personale che abbiamo saremo in grado di mettere in piedi. Una bella novità a tutta Campana, noi abbiamo deciso di dare a ogni cittadino che fa la vaccinazione, ovviamente la seconda eh, vaccinazione, l'iniezione di richiamo, diciamo, una tessera di avvenuta vaccinazione. Ecco, noi daremo a tutti i nostri cittadini che si fanno la vaccinazione, dopo il richiamo, una tessera come questa, sul retro c'è un chip, ogni cittadino vaccinato avrà la sua registrazione e quindi ci auguriamo, fra qualche mese, che possano esibire questa tessera per andare magari a cinema, al ristorante in una condizione di maggiore sicurezza avendo la certificazione che sono stati vaccinati con la prima e la seconda iniezione. Quindi la Campania darà una tessera, una card di avvenuta certificazione a tutti i cittadini vaccinati e ci auguriamo che questo sia un bel incentivo a essere disponibili a farsi il vaccino. La scuola, abbiamo preso delle decisioni anche qui molto prudenti, le decisioni finali le prenderemo a fine gennaio. Per quanto riguarda la scuola non abbiamo problemi per i trasporti, c'è già l'orientamento a fare se dovesse riprendere l'attività in presenza per il 50% turni alle 8 e alle 10, abbiamo 300 linee ordinarie in funzione. Abbiamo anche la disponibilità di 400 mezzi NCC per il trasporto scolastico. Dalla prossima settimana ci saranno riunioni per vedere come organizzare lo screening per i lavoratori del trasporto. Dunque, a partire dal 18 gennaio, valuteremo dal punto di vista epidemiologico se ci sono margini per ritornare a scuola, per l'intera scuola primaria. Eh, sapete che io sono un maledetto conservatore, a me primario, primario, secondario, primi, secondario, avevamo quelle belle definizioni. Le scuole elementari, le scuole medie, le secondarie, superiori e inferiori. Basta va bene. No. Siamo l'Italia. Quindi l'intera scuola primaria, diciamo le scuole elementari, oggi abbiamo solo due classi. Faremo le verifiche definitive dopo il 25. Se abbiamo una ripresa di contagio la situazione rimarrà quella di oggi. Punto e basta. Abbiamo chiesto al commissario nazionale un milione di test molecolari rapidi da destinare al personale scolastico. Ovviamente anche questo sarà un problema complesso da gestire perché, ripeto, il personale è tutto impegnato nelle vaccinazioni e poi perché questi test sono sempre volontari però vorremmo poter fare, in attesa delle vaccinazioni generali, dei test molecolari rapidi al personale scolastico, oltre che a quello dei trasporti. Vedremo come organizzarci qui. Forse potremmo avere un grande aiuto dai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta. Sarebbe un aiuto prezioso per il mondo della scuola e per il nostro sistema sanitario. Dalla prossima settimana abbiamo già 350.000 test che ci sono stati inviati dal commissariato. Per quanto riguarda il mondo della scuola, dobbiamo registrare un dato straordinario che riguarda le borse di studio universitarie. Abbiamo pagato borse di studio per 100 milioni di euro, mai successo in Campania, e per 113 mila studenti. A me pare un risultato straordinario. Abbiamo inaugurato un nuovo reparto di radioterapia all'Istituto Pascale. Si è attivato un bellissimo rapporto di collaborazione fra il Santo Bono per l'oncologia pediatrica ed il Pascale e abbiamo avuto, a conferma delle eccellenze che abbiamo nella sanità campana, un riconoscimento al professore Gridelli dell'ospedale Moscati di Avellino che ha ricevuto un premio da una prestigiosa... Società degli Stati Uniti d'America come una delle eccellenze mondiali per l'oncologia geriatrica. Complimenti al professore Gridelli che già sapevamo essere un grande professionista, ma è un'ulteriore conferma di quante eccellenze abbiamo nella nostra sanità. Per il resto. Sottolineo che anche nel campo della cultura abbiamo cercato di dare una mano a quanti lavorano nella cultura in Campania con iniziative fatte in streaming ma che hanno dato lavoro a centinaia di persone. Sono iniziative che hanno avuto un grande successo nei teatri, nei teatri lirici, continueremo così per dare sostegno anche al mondo della cultura. Infine, ricoveri plan, voi sapete che stiamo discutendo in queste ore sul riparto dei fondi europei, oltre 200 miliardi di euro, e anche sulla percentuale di risorse da destinare al sud. Le notizie che ho ascoltato nelle ultime ore rispetto al 34% di risorse destinate al Sud un mese fa ci parlano di un 50% delle risorse per investimenti da destinare al Sud. Io ho reiterato la richiesta d'incontro dei presidenti delle regioni meridionali con il Presidente del Consiglio per avere delle certezze. Già se questo dato viene confermato è un passo in avanti importante, ma come voi sapete c'è un proverbio tedesco che dice che il diavolo si nasconde nei dettagli e quindi dobbiamo vedere bene come arriviamo a questo 50%. Non vorrei che avessero utilizzato i fondi di coesione già destinati al sud per fare... Tuttavia è bene essere rispettosi, prudenti, andiamo a vedere. Per adesso ci è arrivata questa prima notizia: 50% di risorse per il Sud. La verificheremo. A questo, ovviamente, io voglio aggiungere, ne parleremo nelle prossime settimane, un impegno che dovrà assumere la Regione Campania per la città di Napoli che va al voto. La Campania dovrà assumere la bandiera della battaglia per Napoli. La dobbiamo assumere noi, perché oggi siamo l'unica istituzione che ha la forza per interloquire con il governo nazionale e con il Parlamento italiano, anche se dobbiamo chiedere nuove risorse per la città di Napoli, data la situazione di disastro finanziario nella quale versa il comune di Napoli. Questa battaglia dovrà farla la regione in prima linea, sapendo che sarà una battaglia difficile, perché non è la prima volta che chiediamo al governo nazionale di ripianare i debiti fatti per responsabilità non dell'Italia e non del governo nazionale. Ma è chiaro che se non prende in mano questa bandiera la Regione, la battaglia rischia di essere perduta. Prenderemo in mano questa bandiera in un altro significato, oltre che nella interlocuzione con il Governo, anche perché dobbiamo garantire a Napoli, già come Regione, tutte le risorse necessarie per una rinascita della città. E perché sappiamo che se non c'è l'aiuto della regione, ancora una volta la battaglia diventa disperata. Non aggiungo altro. Mi pareva doveroso anche anticipare che nell'ambito della battaglia per avere risorse per il sud, noi sentiamo sulle nostre spalle un peso e un dovere in più, fare una seconda battaglia per caricarci come dire, la prospettiva e il destino della città di Napoli, se vogliamo essere responsabili e capire che oggi come non mai dobbiamo essere noi a condurre la battaglia. Nel frattempo ovviamente ci stiamo preparando per dotare la Regione Campania di progetti definitivi ed esecutivi nei vari campi. Abbiamo investito 100 milioni di euro per le progettazioni. Vorremmo essere pronti già nel 2021 ad avere progetti da mettere in gara. Non vorrei verificare che abbiamo centinaia di miliardi di euro, ma come spesso capita in Italia non siamo capaci di spenderli. O perché non abbiamo i progetti, la ragione principale, o perché abbiamo una palude burocratica, a cominciare dal codice degli appalti, o perché abbiamo una confusione di piani fra giustizia penale e amministrativa che intimidisce e spaventa tutto il personale delle amministrazioni pubbliche, che senza certezze faranno fatica a mettersi in movimento. Allora cari amici, ne approfitto per rivolgervi con qualche giorno di ritardo e con qualche preoccupazione ulteriore, ma anche con assoluta fiducia sulle nostre possibilità, un augurio di buon anno. Non sarà sicuramente un 2021 facile, ma credo che... Se facciamo ognuno di noi il proprio dovere, possiamo guardare con fiducia ai mesi che abbiamo davanti a noi. E in ogni caso questo è il dovere ineludibile che abbiamo nei confronti delle nostre famiglie e dei nostri figli. Allora, anche per il 2021 un saluto cordiale e affettuoso a tutti quanti voi. E alle vostre famiglie aiutateci ad aiutarvi. Bastano solo comportamenti responsabili. Non vi chiediamo altro. Grazie a tutti.